siamo con Mimmo Zaccaria, che buonasera. È il, diciamo, il Deus Machina per quanto riguarda la realizzazione a Taranto di questa eccezionale pista ovale. Quante piste ci sono in Italia, signor Zaccaria? Piste di pattinaggio ormai ce ne sono veramente tante. Ormai però la classica pista rettangolare è superata, si cerca di creare percorsi, forme alternative al classico rettangolo. Questa qui di Taranto ne è l'esempio, è un ovale di 120 metri lineari che abbraccia l'aiuola centrale di Piazza Maria Immacolata, quindi dal Salotto Buono di Taranto, e questo ci fa onore, siamo grati alla città di Taranto che ci ospita già da diversi anni per il secondo anno qui in questa bellissima piazza. Speriamo di aver portato, oltre a un sano divertimento, anche una novità in questa bellissima città. Sicuramente, sicuramente. E noi pensiamo anche che questo intervento possa essere, non so, anche addestrativo per quello che vediamo qui, tanti ragazzi, tanti bambini che pattinano e fanno parte di un'associazione che promuove appunto il pattinaggio sia su rotelle ma anche naturalmente su ghiaccio. Questo può essere un incentivo, no? A tenere vivo questa... Sicuramente lo è. Nella nostra esperienza ormai decennale abbiamo riscontrato che alla fine dell'evento natalizio della pista di pattinaggio sul ghiaccio c'è una buona percentuale di ragazzi che si avvicinano a questo sport, chiaramente poi lo praticano nell'ambito del pattinaggio a rotelle, perché impianti tutto l'anno sul ghiaccio non ci sono, quindi almeno non sono in tanti, tranne quello di Bari, e quindi comunque avvicina i ragazzi allo sport, li distoglie dalla tecnologia, dalla solitudine, dalla devianza e quant'altro ha poco a che fare con il divertimento. Allora facciamo un appello all'amministrazione di Taranto a realizzare una pista del ghiaccio, diciamo, tradizionale, così avremo molti giovani appunto che faranno questo sport. Sarebbe una bella scommessa, potrebbe ulteriormente aumentare la possibilità di scelta per ogni ragazzo che si avvicina allo sport, se praticare i classici calcio, basket, volley oppure discipline un po' più rare, tra virgolette, ma molto molto interessanti come il pattinaggio. Ok, allora buon lavoro e grazie per questa sua partecipazione qui a Taranto con questa struttura. Grazie a voi, come ogni anno ci date voce, ci date spazio, grazie.